direi che è stata una partita da due volte, assolutamente. Siamo stati i primi 20 minuti, direi, impacciati, probabilmente forse anche emozionati. Non ci dimentichiamo che abbiamo 3-4 esordienti in un campionato di questo livello e abbiamo mostrato una faccia che onestamente non ci è mai appartenuta in questo 40 giorni di campionato. Nel secondo tempo abbiamo visto un'altra squadra, abbiamo cominciato a giocare come facciamo di solito, come vogliamo fare sempre, e rammarico che siamo arrivati con la palla in mano per il pareggio, purtroppo abbiamo sbagliato il tiro, però abbiamo fatto veramente cose buone. Abbiamo costruito ad esempio tanti tiri aperti, parlo dei secondi 20 minuti, e abbiamo concretizzato poco perché abbiamo fatto il 28% da 3. È una cosa che ci lascia secondo me ben sperare per il futuro, ma dico per il futuro immediato, non fra 3 anni. Tra una settimana, 2 settimane, 3 settimane, contiamo di recuperare un paio di acciaccati al 100%. E soprattutto abbiamo fatto vedere che superata l'emozione, superato l'imbambolamento, non lo so, dell'esordio e comunque di un avversario, permettetemi, di un certo livello, perché hanno giocatori che hanno fatto leghe europee, coppe a destra e a sinistra, quindi è un po' diverso l'approccio che possono avere le due squadre. Quindi grande fiducia dalla seconda parte di partita, questo sì. La prima ovviamente dobbiamo cercare di non ripeterla. Io credo che non sia stato sbagliato volontariamente, io credo che ci sono assolutamente diverse circostanze sì, che hanno provocato questa cosa qui. Pronti via, prima partita di campionato in casa, vuol far figura ovviamente davanti al tuo pubblico, sei qualcuno di noi giovane non troppo esperto, davanti ai dei giocatori molto navigati. La differenza la vedi tutta, se devi prendere il passo, devi prendere il ritmo e la differenza si è vista, perché i giocatori che erano in campo li conoscete anche voi, li avete visti anche voi, e noi abbiamo subito oltremodo un differente modo di stare in campo, dovuto proprio secondo me soprattutto alla maggiore esperienza, al fatto di essere più avvezzi a determinati livelli di gioco. Deve esserlo per forza, perché noi abbiamo fatto una squadra di questo tipo e vogliamo che sia una nostra, come si dice, un nostro punto di forza assolutamente. Se voi guardate le statistiche, la valutazione non è poi così differente tra le due squadre, e soprattutto abbiamo fatto segnare loro 46 punti nei primi 20 minuti e 26 nei secondi 20 minuti. 26 sempre non sarà possibile, ma una via di mezzo ci accontenterebbe molto e probabilmente ora staremo qui a parlare di una vittoria. Però i motivi per cui i primi 20 minuti non è stato così, credo che ne abbiamo parlato e sono abbastanza convinto di averli centrati, ecco. Quindi non tanto cattiva volontà quanto veramente, tra virgolette, sorpresa. Buongiorno a tutti. Archiviamo con soddisfazione questa gara d'esordio. Come ovvio, tutte le squadre in questo momento, credo ieri sera ne avevamo avuto già un antipasto, sono ancora in via di definizione dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, alla ricerca di una definizione di chimica. E io devo lodare il fatto che la squadra nei primi 30 minuti ha mostrato un'attenzione, una cura dei dettagli sia nella metà campo difensiva che offensiva, promettente. Il nostro vissuto non è tale probabilmente ad oggi per permetterci di leggere una gara che Brindisi è stata bravissima improvvisamente a cambiare. La loro difesa ha avuto un effetto sicuramente psicologico sul nostro ritmo di gioco, e non siamo stati altrettanto precisi quanto nei primi 30 minuti nel riuscire a trovare e distribuire gioco con la continuità che avevamo visto prima. Per come era
cambiata la gara, riuscire a vincere è stato sicuramente il dato più importante, promettente il fatto che il successo sia arrivato grazie a una difesa che negli ultimi possessi ha ritrovato dopo il bellissimo canestro di Giuri, ha ritrovato quell'aggressività e quella presenza soprattutto al rimbalzo e sui palloni vaganti, che secondo me poi è risultato decisivo. Buongiorno, Giuseppe Mazzoni, Gazzetta dello Sport. Lei alla vigilia diceva che sta lavorando per la presenza e la costanza. Per 30 minuti siete stati presenti e costanti, credo che lei può essere soddisfatto, al di là del fatto che comunque un risultato è importante, ma ci deve lavorare. Sì, l'ho sottolineato fin da subito, promettente, perché a questa gara siamo arrivati con quella legittima incertezza che è frutto di un cammino, come tutte le squadre, fatto da partite amichevoli o tornei che danno relative indicazioni su quello che poi è l'atmosfera di una gara di campionato, e non c'è campionato come quello italiano così vibrante, emozionante. Ho detto anche ieri, ne abbiamo avuto una testimonianza, dove tutto può cambiare in un attimo, no? E quindi devi avere un controllo e una disciplina assoluta. Quel controllo e quella continuità che nei primi 30 minuti onestamente mi hanno soddisfatto, dove sono riuscito a ruotare 11 giocatori e siamo riusciti a mantenere un livello di intensità nelle due metà campo importante. Purtroppo poi quell'inversione radicale va riconosciuta a merito di Brindisi, che ha profuso, come era normale che fosse, quello sforzo. Qui sappiamo tutti storicamente questo è un campo che dà incredibile energia e non poteva essere altrimenti. Prima o poi questa squadra avrebbe trovato quella palla recuperata, quel rimbalzo, quel canestro che avrebbe rinfiammato e rinvigorito un po' la fiducia di tutti, e noi non siamo stati altrettanto bravi e precisi a ritrovare il gioco come è successo nei 30 minuti precedenti. È un margine sicuramente sul quale dovremo lavorare, sul quale mi aspettavo di dover lavorare, quindi non c'è nessuna sorpresa, anche come detto è legittimo che questo sia un periodo che tutte le squadre debbano interpretare come una sorta di prosecuzione del tuo periodo di precampionato. Farlo con due punti in classifica sicuramente ci rende molto, molto felici. Prego. La chirurgia precisa di Vucevic nei momenti caldi del match, che impatto ha questo giocatore sia su Torino ma anche sul livello del campionato italiano? Sul livello del campionato italiano dovremmo aspettarlo, perché questo è un campionato il cui giudizio va espresso in termini molto più ampi di quanto possa essere una sola gara. Io mi limito a giudicare l'approccio che ha avuto con il nuovo ambiente. Credo anche oggi vi abbia dato testimonianza di come il suo focus sia molto orientato sulla squadra. È un giocatore che ha, paradossalmente, rispetto dell'età o del curriculum, direi dobbiamo ancora imparare a conoscere, perché è qui con noi soltanto da 3 settimane, di cui una l'ha saltata per infortunio alla mano destra, e quindi imparare a conoscere, imparare a sfruttare e imparare a capire realmente cosa dal punto di vista emotivo e non solo tecnico ci può dare. Stasera ne abbiamo avuto testimonianza quando nel finale è andato a cercarsi possessi importanti, lo ha fatto con precisione chirurgica, lo ha fatto anche con un linguaggio del corpo che trasmetteva chiaramente ai compagni tranquillità, perché questi sono contesti tecnici, tattici ed emotivi dove te devi mantenere autocontrollo e non farti prendere dalla tensione di una gara che per alcuni tratti abbiamo temuto che ci scivolasse dalle mani.